Buon pomeriggio amici di YouTube, bentornati sul mio canale, come state? Oggi ci troviamo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quel periodo in cui l'Italia era stata da poco unificata sotto il controllo dei Savoia. Vittorio Emanuele II di Savoia, infatti, fu il primo re di questo nuovo regno, seguito da altri tre sovrani, anche loro di casa Savoia, Umberto I, Vittorio Emanuele III e Umberto II. In quegli anni, soprattutto nei primi del Novecento, si va incontro a numerose innovazioni di ogni ambito, artistico, socioculturale, industriale. Siamo nel pieno della Belle Époque. È proprio in questo contesto che risalta una delle più ricche e importanti famiglie del tempo, quella dei Florio. L'impero aziendale che riuscì a costruire proiettò la Sicilia nel vasto panorama europeo, diventando una delle dinastie protagoniste del tempo. Ma chi erano? Andiamo con ordine e facciamo un passo indietro. Torniamo alla fine del Settecento. Nonostante il nome dei Florio sia fortemente collegato alla Sicilia, non è da lì che proviene. Siamo a Bagnara, in Calabria. Lì vi abitava Paolo Florio, il capostipite della nostra storia. Nel 1782 un violento terremoto colpì la Calabria meridionale e lo stretto di Messina, provocando anche maremoti. Rase al suolo diverse città e provocò migliaia di vittime. Dopo questa brutta esperienza, che ovviamente aveva causato alla popolazione gravi conseguenze, nel 1799 Paolo Florio pensò di partire per la Sicilia. La Sicilia a quel tempo, proprio come tutta l'Italia meridionale, era sotto il controllo della dinastia borbonica, che presto l'avrebbe unita al Regno di Napoli, creando il Regno delle Due Sicilie. Paolo si trasferì a Palermo insieme alla moglie, Giuseppina Saffiotti, e al figlio Vincenzo, nato da pochi mesi. Scelse la Sicilia allettato dalla prosperità e dalla pace che garantiva il sovrano Ferdinando di Borbone. Proprio qui aprì un negozio che in poco tempo divenne uno dei più frequentati della città. Vendeva spezie, prodotti coloniali e chinino, un composto organico ricavato da una pianta che aiutava a curare la malaria. Fu proprio questo negozio a fare da trampolino di lancio alla famiglia. Gli affari ebbero sempre più successo perché questo negozio era l'unico a possedere merci di grande quantità e qualità. Nel 1807 Paolo morì. Il figlio Vincenzo era destinato a prendere il suo posto, ma era nato nel 1799 ed era ancora troppo piccolo. Fu allora il fratello di Paolo ad amministrare il negozio, Ignazio, e proprio a lui venne affidato il nipote Vincenzo, che fu educato a gestire gli affari. Il giovane Vincenzo, grazie allo zio, fece anche un viaggio all'estero, partì per l'Inghilterra e fece nuove esperienze, e questo, secondo Ignazio, poteva servire ad espandere i loro profitti. E in effetti la sua intuizione non fu sbagliata. Si rese subito conto della potenzialità delle tonnare che vi erano nella zona e prese in affitto quella di San Nicola e quella della Vergine Maria, entrambe situate nei pressi di Palermo. Ma a cominciare a rendere veramente importante il nome dei Florio fu Vincenzo. Quando Ignazio morì nel 1828, lui prese il suo posto, all'età di 29 anni, e da quel momento la sua ascesa fu sempre più notevole. Vincenzo infatti intraprese diverse attività commerciali, come quella del tabacco e del cotone. Acquisì altre tonnare e fra queste vi era quella dell'Arenella. E nel 1832 a Marsala fondò le cantine Florio per la produzione del vino di Marsala, che arrivò a diventare il vino della nobiltà europea, amato sia a tavola che con i sigari. Perfino re Vittorio Emanuele II ne andava matto. Le cantine Florio si distinsero dalle altre per la ricerca della qualità invece che del prezzo e della quantità, e queste portavano lo stemma di un leone. Sì, perché il leone in qualche modo fu scelto come animale per lo stemma di famiglia. Nel particolare viene raffigurato mentre beve da un fiume l'acqua che lambisce le radici dell'albero della china. Vi ricordate, loro erano gli unici a vendere il chinino per curare la malaria, che creò quindi le basi per la loro fortuna. E non a caso i Florio cominciarono a essere chiamati i Leoni di Sicilia. Preso dagli affari e dalla voglia di ampliare il suo impero, Vincenzo non aveva ancora avuto tempo per costruire una famiglia.
ma nella sua vita entrò poi una giovane milanese, Giulia Portalupi, che gli diede 3 figli, 2 femmine e poi un maschio nel 1838, al quale venne imposto il nome Ignazio e per il quale aveva dei piani ben precisi, proiettarlo nel mondo dell'aristocrazia siciliana. Vincenzo investì nel settore dei trasporti con battelli a vapore, creando nel 1840 la Società dei Battelli a Vapore, che copriva enormi collegamenti, arrivando perfino in America. I rapporti dei Florio con le terre lontane in questo modo si rafforzarono, e Vincenzo infatti, insieme ad alcuni imprenditori inglesi, fondò poi la Angle Sicilian Sulphur Company, che si occupava dell'estrazione e del commercio dello zolfo. Vincenzo fu anche banchiere, membro della Guardia Nazionale, e nel 1864 fu addirittura nominato senatore del Regno d'Italia. Nel 1868 morì e il figlio Ignazio fu pronto a succedergli. Ignazio nel 1866 aveva sposato la rampolla di una delle più importanti famiglie aristocratiche di Palermo, la baronessa Giovanna Trigona, e grazie a questa unione si era inserito, come voleva il padre, nel mondo dell'aristocrazia siciliana. Questo per i Flori era un salto sociale notevole, e quindi poco importava se la dote che portava la ragazza era modesta. In fin dei conti i Flori erano ricchissimi. Non a caso Ignazio in futuro si ritrovò ad estinguere di tasca propria i debiti dei suoceri. Da lei ebbe 4 figli, 3 maschi, di cui il primo, Vincenzo, morì a 12 anni, poi Ignazio Junior, Vincenzo Junior e Giulia. Saranno poi questi suoi 3 figli a completare il percorso di ascesa sociale della famiglia Florio. Alla morte di Vincenzo, Ignazio cerca di consolidare la crescita delle sue aziende, ed è ricordato soprattutto per aver acquistato nel 1874 l'intero arcipelago delle Isole Gadi, con tutte le tonnare che vi si trovavano all'interno, alcune delle quali erano state gestite dal padre per diversi anni. Nel particolare ricordiamo le tonnare dell'isola di Favignana. Proseguì in questo modo l'attività di pesca e conservazione del tonno, che era da sempre una delle attività che regalava maggiori profitti alla famiglia Florio. Rimodernò gli stabilimenti e iniziò a produrre tonno in grosse quantità, conservandolo per la prima volta sotto olio nelle scatolette di alluminio, invece che sotto sale come si era abituati a fare prima. E i prodotti erano destinati ai mercati di tutto il mondo. Le tonnare, oltretutto, diedero lavoro a centinaia di operai. Gli anni 70 dell'Ottocento furono anni importanti per l'attività dei Florio. Ignazio consolidò i vari settori d'affari della famiglia, in particolare l'attività armatoriale, che metteva in evidenza una grande compagnia di navigazione. E nello stesso periodo si rafforzarono i rapporti fra lui e il politico siciliano Francesco Crispi. Nel settembre del 1881 nasce la Compagnia Navigazione Generale Italiana, dall'unione delle 2 principali compagnie di navigazione nazionale del tempo, quella dei Florio e quella dei Rubattino, che collegava molte città italiane e raggiungeva decine di porti stranieri, anche transoceanici. Ignazio, come il padre, divenne anche senatore del Regno d'Italia, ma nel 1891 morì, a soli 52 anni. Fu il figlio a succedergli, Ignazio Junior. Aveva 23 anni, e soprattutto all'inizio era un giovane inesperto che si ritrovò ad ereditare un'immensa fortuna. Col tempo però continuò anche lui a rafforzare con successo le attività familiari, e intraprese nuove attività, anche di beneficenza, come la sorella Giulia, che è dotata di grande generosità, è ricordata per le numerose iniziative in favore dei più deboli. Il fratello Vincenzo invece si rivelò un ottimo uomo d'affari e anche uno sportivo. Nel 1893 Ignazio sposò un'aristocratica, una giovane bellissima e di grande fascino di cui vi parlerò nel prossimo video, Franca Florio, che fu una delle grandi protagoniste della Belle Époque, considerata da alcuni una regina senza corona, e che pur non essendo una Florio di nascita, dimostrò di meritare un posto all'interno di questa famiglia. Ignazio era innamorato di Franca, ma non esitò a tradirla più volte, e per farsi perdonare la riempiva di regali. Perfino i genitori di Franca inizialmente erano contrari a questa unione, proprio per la sua fama da donnaiolo. Dalla loro unione nacquero 5 figli, Giovanna, Ignazio, Igea, Giacobina e Giulia. Ignazio negli affari non se la cavò male, si rivelò inoltre un autentico mecenate e finanziò diversi progetti artistici a Palermo, facendo della città un punto di riferimento internazionale. Ma i tempi stavano cambiando, il progresso tecnico portava in primo piano nuovi settori produttivi,
Verso la fine dell'Ottocento anche l'Italia si avviò verso una fase di sviluppo industriale, in particolar modo nelle regioni del nord. Nasce l'industria automobilistica e aeronautica. Vi è l'elettricità, il telefono, il cinema. Una famiglia ricca come quella dei Florio avrebbe dovuto investire di più in questi nuovi settori, ma Ignazio, probabilmente perché era troppo giovane, nonostante avesse provato ad incrementare ulteriormente le proprie ricchezze, finì per portare la famiglia ad una graduale decadenza, dovendo liquidare gran parte dei beni che vennero assorbiti dalle banche. E c'è anche da dire che fino all'ultimo i Florio mantennero un tenore di vita spropositato rispetto a quelle che erano le loro entrate. Per pagare i vari debiti furono vendute anche numerose proprietà, perfino i gioielli di Franca finirono all'asta. Ma oltre ai problemi economici, negli anni della graduale decadenza vi furono anche diversi lutti. Nel 1902 morì la figlia maggiore di Ignazio e Franca, Giovanna. E poco tempo dopo anche il loro unico figlio maschio, Ignazio. E infine la loro figlia nata prematura, Giacobina, che morì qualche ora dopo la sua nascita. Rimasero solo Igea e Giulia. Dopo tutti i problemi, Ignazio e Franca finirono per vivere come ospiti nella casa delle loro figlie, godendo almeno della compagnia dei nipoti. Franca morì il 10 novembre del 1950 e Ignazio trascorse gli ultimi anni della sua vita in solitudine e apatia. Fece ritorno a Palermo, dove morì 7 anni dopo, il 19 settembre del 1957. Le eredi furono le figlie Igea e Giulia, che ebbero dei discendenti. Gli ultimi discendenti sono i figli di Giulia. Fra questi vi è Costanza Igea, che si è sempre impegnata a custodire e a tramandare la memoria della sua dinastia. Del grande impero dei Florio oggi non rimane quasi nulla. A rimanere vivo è però il grande mito di una dinastia che è riuscita a proiettare nel mondo l'immagine di una straordinaria Sicilia. Ed eccoci alla fine del video. Nel prossimo vi parlerò in maniera più approfondita di Franca Florio. Vi è piaciuto? Cosa ne pensate? Avete visto la nuova serie TV a loro dedicata? Fatemi sapere i vostri pareri qui sotto nei commenti. Alla prossima, ciao!